I viaggi di Gulliver. Una grande nave stava navigando lontano dalle coste per un lungo viaggio. A bordo della nave c'era un passeggero di nome Lemuel Gulliver. Gulliver era un uomo avventuroso e ora stava partendo per esplorare nuove terre. Il viaggio stava andando bene, ma una notte arrivò una terribile tempesta in mare e tutti erano in grave difficoltà. L'intera nave venne distrutta e ben presto tutti i passeggeri che erano a bordo annegarono, ad eccezione di Lemuel Gulliver. Gulliver era un ottimo nuotatore e nuotò per molte miglia prima di raggiungere la costa. Non aveva mangiato niente ed era esausto. Gulliver si trascinò sulla sabbia. Era molto stanco, così cadde in un sonno profondo. Gulliver dormì per un giorno intero e quando si svegliò, il sole gli batteva in faccia. Cercò di muoversi, ma non ci riusciva. Provò a sollevarsi di nuovo, ma non ci riusciva. I capelli, le mani, le gambe e tutto il corpo erano legati a terra. Alla fine riuscì a sollevare la testa e vide degli omini che gli correvano intorno. Qualcuno aveva preso una scaletta e stava salendo verso di lui. L'ometto, non più grande dell'unghia del pollice di Gulliver, si avvicinò alle sue orecchie e disse: «Siete nella terra di Lilliput! Noi siamo Lilliputiani! Ti portiamo dal nostro imperatore, quindi per favore non creare problemi o saranno guai! Dovremo spararti!» Gulliver non riusciva a credere a quello che sentiva e quasi gli veniva da ridere per questa minaccia. Ma annuì. Venne portata una grande struttura di legno con delle ruote e Gulliver fu fatto scivolare su di essa con molta fatica. La struttura di legno venne tirata per le strade di Lilliput, con tutti i Lillipuziani in fila per le strade. I Lillipuziani erano piccoli, ma allo stesso tempo forti. Erano anche mostruosamente intelligenti, perché potevano costruire qualsiasi cosa. Erano operai veloci, e quando Gulliver entrò in città, si guardò tutti intorno e ammirò il palazzo. Era davvero ben fatto, con molti dettagli e disegni. Tutti in città sembravano divertirsi, perché c'era un'atmosfera come a carnevale. I Lillipuziani festeggiavano con cibo, bevande e balli. Gulliver, guardandosi intorno, si divertiva molto. Infine arrivarono alle porte del palazzo. L'imperatore era lì per ricevere Gulliver. Era il più piccolo re che Gulliver avesse mai visto, ma indossava le più belle vesti e una corona di pietre preziose. «Siete davvero uno spettacolo strano! Se vuoi rimanere qui, dovrai essere al servizio del mio popolo!» L'imperatore indicò tutto il popolo della sua terra e Gulliver si guardò intorno e disse: «Accetto di essere al vostro servizio e del vostro regno, ma c'è una condizione. Devi slegarmi!» «Ti prenderò in parola, Gulliver! Liberate subito il gigante!» Gulliver venne liberato. Immediatamente gli fu fornito cibo e acqua, che mangiò avidamente. Presto gli furono cuciti e fatti indossare dei bei vestiti. L'imperatore ordinò di costruire una grande casa per Gulliver. I Lillipuziani, con l'aiuto di Gulliver, costruirono una bella casa. Questo era il posto migliore in cui Gulliver avesse mai soggiornato. E fu uno sforzo monumentale da parte dei Lillipuziani che si misero tutti al servizio di Gulliver. E così Gulliver continuò a rimanere con i Lillipuziani,
aiutandoli in molti compiti in tutto il regno. Tutti sembravano molto felici di avere un gigante che li proteggeva e li aiutava nei paraggi di Lilliput. Successe però che il vicino regno, chiamato Blues, non era in buoni rapporti con Lilliput. Avevano già litigato in passato e presto il re di Blues dichiarò guerra a Lilliput. Portò un centinaio di navi per sferrare un attacco a Lilliput. Tutti erano molto spaventati. I lillipuziani corsero da Gulliver per chiedere aiuto. L'imperatore disse: «Non deluderci ora, Gulliver! Ci serve il tuo aiuto! Oggi è il giorno per dimostrare che puoi davvero proteggerci!» Gulliver voleva aiutare i suoi amici che si sono presi cura di lui e che gli hanno dato tutto quello che voleva. Camminò coraggiosamente verso il mare, portando una lunga corda. Poi legò tutte le 100 navi insieme e le trascinò ulteriormente in acqua. Gli uomini di Blues iniziarono a sparare i loro sassolini su Gulliver. Ma siccome era così grande, non fecero molto male. Sopportò il dolore e tirò le navi per tutto il giorno, fino a quando l'esercito di Blues non fu più in grado di combattere. Gulliver li avvertì di non tornare mai più a Lilliput, o li avrebbe affogati tutti. Il re di Blues venne a chiedere la pace tra i due regni e l'imperatore di Lilliput accettò. Il popolo si rallegrò per la vittoria e lodò Gulliver per il suo coraggio. Gulliver fu salutato come eroe e visse felicemente a Lilliput per molti anni.